Ok, bentornati e bentrovati, io sono un altro mio gameplay, siamo su Borderlands 3. Dopo quello che è successo nell'ultima puntata, nell'ultimo video, sono un po' calmato. Anche se ho sclerato come non mai mia madre che mi guardava tipo pensando che fossi totalmente pazzo, isterico. La scimmietta di Flak. Il Jabber si chiama, non ho capito perché si chiama il Jabber. Anche perché c'è già un... conosciamo già un animale, conosco già un animale che si chiama Jabber. Cacciatore, avrei voluto darti il tipico benvenuto Jacobs su Eden 6, ma quegli indemoniati sono ovunque. Io e un gruppo di sopravvissuti siamo barricati nel cottage di famiglia. Le scorte stanno per finire e siamo circondati. Ho bisogno del tuo aiuto. Sto arrivando. Che figo, questo è un altro pianeta che mi piace. What the f... Ouch. Miserabili fanatici. La Jacobs Corporation è sopravvissuta per 300 anni, ma questi dannati FDC si sono diffusi come un maledetto virus. Tutti quanti agli ordini di quei vigliacchi dei Calypso. Hanno assassinato mio padre perché ha rifiutato di consegnargli la nostra cripta. E ora sono venuti a prendere me. Ah, quindi è tutta una cosa di famiglia. Dobbiamo... Va bene. Ciao. Adesso la cosa buona è che ho le ruote quelle antigravità, quindi sto a posto. Madonna, questa è un'arma, è una mitraglietta che mi ha dato la mi ha mandato la dalla. Stai usando, non ti è bastato un colpo, non stai usando una Jacobs. Esatto, quel Jacobs. È la prima volta che vediamo tutti i personaggi. Mi hai salvato la vita, ti sono debitore. Dobbiamo parlare. Dimmi. Il mio nome è Wainwright Jacobs ed è tutto ciò che mi rimane, ahimè. Quei fanatici si sono presi tutto il resto. Vieni, entra pure. Perché mi sai tanto di quel cacciatore di Jumanji? Dalla collezione privata di mio padre, tanto a lui non servono più. I demoniaci gemelli In Calypso realtà la pistola Jacobs la vorrei. hanno portato via tutto. Avrei fatto la stessa Però non cosa c'è. se non fossi arrivato C'è un tu. fucile Ho da salvato cecchino. Stan, ma il mio partner Alistair Hammerlock è stato catturato. Tuo Voglio usarlo partner. come merce di scambio per la chiave della cripta, che è il Ammazza. motivo per il quale anche tu sei qui, no? Già. Bingo. La cripta è stata un segreto di famiglia per generazioni. Non volevamo che il nostro paradiso venisse devastato come è successo a Prometea e Pandora. Dove c'è una cripta, c'è sempre guerra. Ma ora come ora ci sono questioni più importanti del retaggio. Alistair Hammerlock, il mio grande amore. Se lo Dai. uccido, almeno rimarrà più niente. Se mio padre fosse ancora vivo, mi direbbe di andare da quei fanatici e lasciare che siano le nostre armi Jacobs a negoziare per noi. Ah, eccola. Quindi è esattamente quello che faremo. Attualmente Alistair è rinchiuso in una prigione chiamata Libertà. Scusami, mi hai detto armi Jacobs e qua ci stanno armi Tidior. Mi devi dire qualcosa? Salva Alistair, e la chiave della cripta sarà tua. Ci stai? Certo Certo, per una volta che non sono io a evadere. che ci sta. Beh, il gorilla della squadra, nome in codice Bisteccone, si sta già occupando della via Corriere della d'entrata. squadra, il nome codice Aspetta bisteccone. all'ingresso della prigione. C'è Trova solo e un cancella bisteccone su Alistair Borderlands. Hammerlock. Difenderò questo posto e ciò che resta della mia gente. Buona fortuna. Va bene. Due incursori sono a rottura di balle. Chi è che ha detto Excelsior? Chi ha nominato il sommo? No vabbè, il sommo qua ci stia. Ah, mi dispiace tanto che stia sul monte, guarda. No, non sono un fan così sfegatato della Marvel, però... Ma è uno dei...
Ma si vede che uno non può fare un cazzo contro quegli scudi. Beh, poteva andare peggio. Ci ho messo un botto per farli fuori. Ed erano 4. Si vede che ogni volta che noi cambiamo pianeta sale di livello la difficoltà, eh. E come apro il cancello? Ok. Sì, pare che abbiano fatto un hotfix praticamente per far vedere meglio la cornice gialla. Hanno nerfato alcune armi, tipo credo il... Già fu Fatorg? Ho detto che era lui! Ehi, hey, Brick! Con la bandana non ti sta malissimo. Non chiamar... non cominciare a chiamarmi Slab, ma già so... Ah, lui... Eh beh, lui è fa... No, non fa parte di quelli che l'ha ucciso, fratello. Meno male che sei qui. La situazione è già sfuggita di mano. Stavo aspettando il segnale della nostra esperta di munizioni, ma qualcosa è andato storto. Saranno stati quei fanatici degli FNC. Vediamo se chiama. Non mi piacciono i nomi. Non posso prenderli a pugni. La nostra esperta di demolizione... Giusto, dobbiamo usare i nomi in codice. Coniglietta Boom Boom ha bisogno di una mano. Senti. Sul serio? Nomi in codice. Bel codice d'accesso. Oh. Altre facce da polverizzare. Munizioni. Ah, oh, io ho fatto. Muoviti e sei morta. Ora eleggerò i crimini del condannato. Hai visto il mio. Ups. Ti sei mosso. Peccato. È cresciuta. Non è tanto cresciuto in realtà, credo... Quanto sarà passato di tempo? Ora vai, quei proiettili non si sparano certo da soli. No, non sono andato avanti con Amara. Sono rimasto... E la Gigi a te, sono qui per liberare Avok. Ok, le cose stanno così. È niente in massima sicurezza e... Ma la voce non è cambiata, ma scusate, ma c'è ancora la voce della ragazzina. E sapete la cosa peggiore? Si tratta proprio di una bomba velocissima. La cosa peggiore è capacissimo che sia veramente una pizza. Lo so che qui da qualche parte ci sono i condimenti che cerco. Condimenti e pizza, prosciutto, straccetti, la salsa. What the fuck? Ah, provo per un po'. Ma non credo di usarla perché è una Torg. Le Torg è... sono quelle che prendi, sono potentissime, e poi però non troverai altre armi più potenti se non un'altra Torg e sei costretto a usare solo Torg. Ma come fai, pasticcino? A questa bomba di una bomba serve un detonatore. Oppure in slang pizzaro, prosciutto. E il prosciutto. Per trovare l'ottimo prosciutto. Ammazza uno di quegli sci...
Non è proprio una Magnum. Non mi piace, è un po' lenta. Proviamo. Proviamo questa. Non trovo nessuno della Jacobs. Questa fa 70. Danno gelante al momento non lo trovo. Ma mai parlato? Non hai mai chiamato Hammerlock se era Miami, ma che cazzo? Faccio? Ora mi servono i cavi, Cicci. Noi del mestiere li chiamiamo strociuti di cipolla. Danno un saporino a sprigno che è una meraviglia. Sai quale pizza? Cui non piace la cipolla? Sai cosa ti dico io? Non dirlo mai più. La cipolla è la regina della cucina! Vabbè, è un condimento, è un, sì, un insaporitore grasso. Base. Ok. Deve essere un magazzino per la salsa da qualche parte. Ma che cazzo di prigione è che c'aveva la nitroglicerina? Come si chiude? Come si chiude adesso come dentro? No, qui non c'è. No, qui non c'è. No, qui non c'è. Ah, eccolo qua. Ben fatto, Prodi aiutante. Vieni a trovarmi e insieme assembleremo la bomba che libererà il dolce Amina. Addosso! No, vabbè. Sai da averlo carico, invece no. Ma tanto di ondata. Oh, di boss. Ah no. Mordecai, the Birdman. E Talon. Ah, come è diventato carino. È diventato una femmina o un maschio? Scusate, sono citazioni che... No, citazioni, sono cose che ho preso da... Ho appreso dal DLC di Sanctuary. Del 2. L'ultimo DLC, quello gratuito che adesso non è più gratuito. Che io in teoria dovrei avere lo stesso, no? L'ho avuto quando ce l'avevo gratuito. Cosa c'è? E così la faccio. Scommetto che speravi in una morte eroica. Vabbè. Fagliela vedere. Che sta succedendo? Cos'è che mi sta sparando tutti sti cosi? Loro hanno tutte le armi radioattive, guarda, guarda. Vabbè, no, vado giù. La torre radio. Ti pareva, poteva essere solo un duro.
Basta, dai, tre duri, no, 5 in realtà, contando lo Psycho e quell'altro di prima. In realtà vorrei mettere quello di Claptrap, però per rispetto della memoria di Maya. Terrò il libro delle tempeste. Ma se c'è un boss io mo sono morto. Scusate, è arrivata un'ora di registrazione, quindi si è stoppata. Non sono molto sicuro di riuscire a fare questo boss. Allora andiamo a tentativo però. Bene, un cacciatore. The texture. E questo chi cazzo è? Il secondino, sadico balordo, mangia le pietre. Mangia le pietre. Non credo fosse sotto. Mi serve un'arma. Ce l'ho un'arma corrosiva. Il secondo colpo del fucile è un'arma, è del lanciarazzi, è un'arma, è un corrosivo. Forza, venite! Non riusciresti a colpire un elefante a mezzo mezzo. Ma perché scarico? Ma perché non si ricaricano mentre stanno nell'inventario? Bravo. Ok. Ma gli ho tolto solo metà. Che cazzo? Ah, ma c'ho degli alleati? Mordecai. Smettete ad aiutarmi, perché chi mi aiuta muore. O perde i poteri. Ma perché devono avere i missili? Perché i boss devono avere i missili? Ma cos'è sta ossessione? È diventata un'ossessione, ma che cazzo? Il vero Zane sta scappando! Ah, l'ho bloccato nel loop. Gli è volata la testa in aria per caso? Stavo grande cazzata che potessi fare teletrasportandomi lì. Cazzo, è un Golia, ecco che cos'è. Porca vacca. La cosa peggiore che potevo affrontare adesso, un Golia. Anche lanciarati tanto per cambiare. E ho finito le munizioni. Un attimo, dammi tempo. Guarda, fate i bravi, droppate le munizioni. Vabbè, boom. Hai voglia di morire. L'importante è che prenda fuoco.
Me l'hanno shottato perché l'hanno attaccato insieme. Merda. Oh mio Dio, è come veramente come i golei originali. Ammazzano i propri alleati per potenziasse. Un po' eccessivo. Ma proprio un po' eccessivo su un boss. Fammi vedere di cosa sei capace, piccolo. Altri nemici? Beh, perché no? Secondo nome è Veroncia. Sì, Veroncia. Non c'ho più il drittone. Stavo tentando di teletrasportarmi, ma... Una volta i missili che potevo distruggere si distruggevano con un colpo. No, guarda che si sta curando sto maledetto. Sta cercando di uccidere gli alleati. No, dai, no! Ma ma che cazzo vuol dire? E finché ci saranno alleati lui si continuerà a potenziare. Ma non vale. E io come faccio a eliminare gli alleati se non stanno mai fermi? Cioè, in effetti non è che mi faccia... scusate un attimo. Aveva una bomba di tina attaccata addosso. O c'avevo le traveggole. E basta. Dai, troppi minion. Poi lui si cura. Si è appena curato. Ecco. Arriveranno canzoni sulla tua morte. Eccola. E siamo punto a capo. Ma manca di che, cioè, si riduce. Se è un golia, questo più si potenzia e peggio è. Cazzo l'attacco a fare? Ma stiamo scherzando, Sono 20 minuti che ci sto andando contro sto coso.
Ari, eccolo. Ma dai, ma non si può. Ma poi, ma per favore. Ma che stiamo scherzando? E lui continua a potenziarsi. Ma non, ma non è normale questa cosa. Come faccio a farlo in single player questo boss io? Guarda, come faccio a farlo in single player? Cioè, come faccio a farlo fuori io questo boss da solo? Me l'ha shottato. Ma finché ci saranno alleati, questo si potrà potenziare. Cioè, non c'ha senso. Finché ci saranno alleati, questo si potenzierà. Non ha senso sta boss fight così. È in pieno, ho preso. Sono morto. E non c'ho le adesso non ci sono nemici casualmente. Avete notato che adesso casualmente mi servono nemici? Non ci sono nemici? Intanto sei sicura? Guardalo. Ma stai scherzando? Io mi devo rifare la boss fight a capo. Allora, tip. Lo dovete uccidere. Dovete uccidere più velocemente gli alleati di lui. Porca miseria, che cazzo di boss battle. Quindi c'avevo ragione, era veramente un Golia. Bisognava uccidere tutti gli alleati. A un certo punto in cui lui arriva nel range, dovete uccidere tutti gli alleati più velocemente possibile, perché nel tempo stesso, cioè un lasso di tempo in cui non spawnano, in quei 10 secondi in cui non spawnano, voi dovete menargli la santa ragione. Ma dimmi te se però uno deve fare una cosa del genere. Quanti altri punti vuoi? Un altro, ok, finisco di potenziare quella là. Sono spiacente di dover rivelare che a vendermi ai gemelli Calypso è stata tua sorella. Era Jacobs Corporation, è stata niente meno che quell'orrenda figlia di mia sorella. Aurelia Hub. Quindi alla fine è cattiva. Venduto alla setta? In breve, perché mi disprezza. Da sempre. Non esiste un legame più forte della famiglia. E quando si rompe, niente genera più dolore. Le famiglie creano un bel po' di problemi. I miei fratelli hanno provato a uccidermi un sacco di volte, ma io sono ancora qui, loro no. Infatti l'hanno ucciso gli altri cacciatori della cripta. Resterò ancora qui a riposare e vi raggiungerò al cottage. Ora che sono libero, scommetto che Wainwright ha già cominciato a dare disposizioni per riprendere il controllo dell'impresa di famiglia. Cristo di Dio, che cazzo di boss fight. Ma seriamente, uno si deve fa un mazzo così? Ci sono venuti più capelli bianchi. Jacobs Corporation. Mi riferiscono che hai liberato mio fratello, il che è spiacevole. Ah, sta zitta. Stanno anche cambiando proprio io. Non dovresti intrometterti. Io non mi dovrei intromettere. I cacciatori della cripta non sono che sgualdrine. E io sono ben disposta a pagarti per andartene dal mio pianeta. Tecnicamente lo sei stata anche tu. Discuteremo
Pensavo non ci fosse tempo da perdere. E invece... Resterò fermo ancora a lungo con un... Cacciatore, vecchia canaglia! Ce l'hai fatta! Ora sono davvero in debito con te. Cacciatore, ti ha contattato mia sorella, vero? Yep. Sì, Aurelia vuole pagarmi per lasciare il pianeta. Strama di Vittarpia! Se Aurelia ti porge la mano, è solo per distrarti dal coltello che stringe nell'altra. Se metterai piede nella villa, cercherà di ucciderti. Ed è proprio per questo che arrivo. Winnie! Cacciatore, ci hai fatto un enorme favore a strappare Alistair dagli artigli di quei fanatici. Un Jacobs mantiene sempre la parola. La chiave della cripta sarà tua, ma per trovarla dovremo entrare nella tana di quell'arpia. Ah. La chiave è stata proprietà della mia famiglia per generazioni. Ma mio padre si è portato il segreto della sua ubicazione nella tomba. Accetta l'invito di Aurelia e fai del tuo meglio per distrarla mentre io perlustro la villa. Proverò a prendere il controllo del cacciatore. Ora sei sotto il mio comando. Sì, sì, funziona. Proverò a prendere il controllo del cacciatore. E basta. Se devi vedere mia sorella, meglio che te lo dica chiaro. Aurelia è una delle creature più ricche della galassia. Ma non farti ingannare dalle pellicce eleganti e dai gioielli. Ha un cuore criminale. Prende tutto ciò che vuole. Solo in se stessa. Se avesse il carisma di Tyrion o la scaltrezza di Troy, avrebbe già da tempo fondato una sua setta. Poi Calypso ha trovato la sua vera famiglia. Ok. Allora, ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ricordo che cliccate sul video, commentate sotto, iscrivetevi al canale. Stata tremenda sta boss battle. Proprio tremenda. Devo riprendere un poco. Visto. Bye bye.